Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Solitamente della questione di cui parlerò non avrei mai voluto parlare, è una questione che ho sempre cercato di tenere da parte perché so che è molto divisiva e spesso le polemiche poi vanno a incentrarsi su cose che non c'entrano nulla, anche perché chiaramente qui è un canale di cui si parla di calcio. Però è anche vero che quando c'è di mezzo un calciatore, un'indiscrezione su un calciatore, c'è di mezzo la questione vaccinazione con la questione calcio, minuti giocati, disponibilità del calciatore, credo che sia una questione di cui parlare. Come sapete, l'indiscrezione, e quando si parla di indiscrezione, premessa non vuol dire che sia così, ma si dice che. Parliamo sempre del campo delle voci, questo lo premetto perché è corretto che sia così. Nessuna conferma da parte dell'interessato di Juventus, ma si discute intorno al perché del contagio da Covid-19 di Rabiot. È presumibile che, appunto, in quanto non vaccinato, Rabiot possa aver contratto il Covid. Premessa, anche da vaccinato si può contrarre, sono le conseguenze chiaramente che sono differenti, però c'è buona probabilità di non essere nemmeno contagiati se vaccinati. Detto questo, su Rabiot, i media francesi, la stampa francese, le voci vengono da lì, dalla Francia, parlano di un Rabiot che avrebbe rifiutato il vaccino quando gli è stato proposto negli scorsi mesi prima del campionato. Ricorderete molti esponenti della nazionale italiana che a fuori della campagna vaccinale andarono a vaccinarsi appena il giorno dopo la vittoria dell'Europeo. Ci fu Jorginho De Rossi, che tra l'altro ebbe una forma molto anche abbastanza grave di Covid, e qualche altro, Bonucci, forse non mi ricordo neanche chi. Comunque, a prescindere da chi, ci fu questa campagna, ma i calciatori non hanno l'obbligo vaccinale, anche su questo potremmo discuterne in Italia, il discorso del Green Pass e quant'altro. Ma le società, da quanto ho capito, non si sono imposte per l'obbligo. Ricorderete il caso dello Spezia, che era praticamente un crogiolo di Novax, visto che nessuno si è vaccinato e ci fu anche abbastanza scandaloso, diciamo, un focolaio di Covid a inizio stagione, che ne fece fuori, ne contagiò 10, 11, 12 persone tra staff. Insomma, una cosa veramente molto grossa. Quindi non c'è attualmente, non conosciamo, anche per un discorso di privacy, chi siano gli effettivi vaccinati, se non quelli che ci sono esposti. Presumibilmente, io penso che possa essere vaccinato Morata, perché la moglie ha messo, quindi probabilmente l'hanno fatto entrambi, quelli della nazionale che sono esposti in quel video post europeo, però non ci sono i dati a tale proposito, perché è un discorso di privacy, è giusto così, che non ci diano l'informazione. Su Rabiot però c'è questa indiscrezione, si parla di questo, perché in un nazionale che ha visto diversi contagi, e l'ultimo Kanté, tra l'altro non vaccinato, da quello che si era percepito dalle parole di Tuchel, di Tuchel, Tuchel, come cavolo si dice, e da alcuni compagni di squadra, potrebbe essere che in Francia non ci sia questa sensibilità in merito alla questione vaccinale, quindi che molti calciatori possano non essersi vaccinati. Ora, sul discorso vaccinazione, non voglio addentrarmi sulla questione specifica, però è anche vero che qui c'è una questione molto più importante che riguarda i calciatori che, a differenza nostra, sono dei personaggi sia pubblici, ma fanno muovere interessi economici, di natura economica, molto più grandi e importanti di quelli che facciamo muovere noi. Perché se io non mi vaccino, ipotesi, io sono vaccinato, veramente vaccinato e mi rivaccinerò se c'era l'occasione, ma se io per ipotesi non mi contagiassi, per il tipo di ruolo che ho, al di là del fatto, discorso di salute personale che è importante prima di tutto, sicuramente il danno che farei alla mia azienda sarebbe molto limitato, perché non è che sia, non sono dirigente, non sono capo di nessuno, pertanto qualcuno potrebbe in qualche modo tappare un po' il buco nelle mie assenze durante la malattia. Nel caso però in cui fossi un calciatore o comunque un dirigente o un esponente importante, è chiaro che il problema si fa molto più grosso. Tra l'altro ci furono dirigenti dell'Inter, penso a Marotta o a Gagliani, che andarono addirittura in terapia intensiva, che fecero un danno. Purtroppo il contagio loro non fu voluto per una mancata vaccinazione, ma perché era ancora molto, era aprile, mi pare, quindi marzo, forse anche prima. Nel loro caso hanno lasciato veramente un buco importante. Sono persone che sono state male, probabilmente per quei giorni non hanno potuto lavorare, hanno demandato tutto a dei collaboratori. Però il danno economico sicuramente è minore se invece, come in questo caso, c'è un calciatore di mezzo che, a parte le questioni di salute, quindi il calciatore Rabiot probabilmente non andrà incontro a forme gravi di Covid, però comunque salterà una partita. Una con la nazionale, una con la Roma, probabilmente potrebbe saltare anche lo Zenit, nella peggiore ipotesi anche con l'Inter, perché come sapete, a prescindere da quanto uno è asintomatico o meno, ci sono stati casi anche di asintomatici, penso a Boga, con 42 giorni di Covid asintomatico praticamente, se non fosse la prima all'inizio, ma è stato asintomatico per 42 giorni, purché appunto positivo, quindi è rimasto a casa, rinchiuso in casa 40 giorni. Ora, lui si contagiò, mi pare, tra agosto e settembre, quindi saltò pochissimo, era l'anno scorso. Però
Però poniamo adesso, Rabiot è asintomatico, magari ha avuto 2 anni fa e adesso sta già bene, però il tampone negativo non arriva prima di 3-4 settimane, un mese, 20 giorni, un mese, vuol dire 3-4 partite. Il danno che Rabiot potenzialmente può fare è molto grave, molto più di quello che sta facendo la sua salute, perché se la sua salute magari in questo momento è già a posto perché non avrà ripercussioni importanti, attenzione però al long covid che prende anche in forma importante anche persone che sono state asintomatiche durante il covid, penso a Pogba che ha detto che per un mese dopo il covid non riusciva quasi a fare sforzi intensivi come li faceva prima, quindi a parte la questione non covid comunque c'è un danno che questo Rabiot ha fatto, un danno d'immagine, perché comunque il fatto di vaccinarsi vuol dire eseguire, adempiere al ruolo di personaggio pubblico che in qualche modo anche indirettamente invita le persone a fare la giusta cosa. Chiaramente Rabiot non è che abbia questi grandi fan, però comunque è un personaggio pubblico. E poi soprattutto, quindi un discorso di immagine e poi anche di danno economico che non avrebbe fatto. Fosse stato vaccinato, probabilmente non si sarebbe preso il Covid. Se se lo fosse preso perché ricadeva in quel 33% che si infetta comunque a prescindere da tutto, probabilmente Rabiot avrebbe saltato una partita, 2 partite massimo, perché comunque anche i vaccinati che si contagiano hanno un periodo di superamento della malattia molto più breve di un non vaccinato. Quindi, a prescindere da tutto, la vaccinazione per un giocatore di calcio di quel livello è sicuramente ben consigliata per non andare incontro a problemi sia per se stessi ma anche per il club che ti paga. Qui ballano i milioni, ragazzi, non ballano le decine o le centinaia di euro che ballano per i nostri contratti di lavoro, li ballano milioni, e quindi chiaramente potrebbe esserci in queste 3 partite. Che abbiamo 3 partite importantissime, con infortunato, con quello col Covid, la difficoltà che Allegri possa avere appunto difficoltà a mettere una squadra in campo c'è, e quindi il potenziale problema di chiedersi ma riusciremo a fare i punti che ci eravamo prestabiliti? La componente infortuni, quella muscolare, quella che si fanno male, è una componente casuale che si può avverare e che ci sono poche alternative se non prendere atto e curarla. Certo, c'è un po' di prevenzione anche su quello, ma è un altro discorso. Sul discorso del Covid, ora che c'è quest'arma che può portare la probabilità di non contagiarsi a un livello superiore, va sfruttata. E i calciatori devono essere, in qualche modo, visto che non sono persone che eccellono per intelligenza, per cultura, devono essere spronate a vaccinarsi. Appunto perché ballano milioni di interessi, quindi al di là del discorso salute, che questo è sempre prioritario, però il club ne fa un discorso anche di soldi, economico-finanziario, dei soldi che posso raggiungere avendo tutti i giocatori in rosa a disposizione, dei soldi che potrei potenzialmente perdere non avendoli in rosa, perché perdo punti, perdo premi, perdo anche a livello di immagine, passare il messaggio che ci sia un giocatore pienamente Novax non è un messaggio, al di là di chi magari pensa che di stare dalla parte giusta, non è un messaggio pienamente positivo per gli investitori, per gli stakeholder di vario tipo, perché comunque la vaccinazione sta in qualche modo prende in considerazione la maggioranza delle persone, quindi la maggioranza pesa di più della minoranza che non vuole vaccinarsi. Poi sul discorso del Green Pass, obblighi nei luoghi di lavoro, in realtà i giocatori sono anche un po' aiutati da questo, perché i tamponi credo che li facciano comunque, non come prima, perlomeno prima della gara, quindi hanno quelle 72 ore, 48 ore che sicuramente riescono a coprire. Quindi anche sul luogo di lavoro, probabilmente i calciatori, anche per un discorso che sono ricchi, il discorso tampone non è tanto un problema per loro, sono già abituati. Quindi i Green Pass loro ce l'hanno per motivi di lavoro, perché glielo fanno già. Quindi fondamentalmente il discorso Green Pass per loro è un non problema. Resta il problema però il potenziale problema di Rabiot. Ripeto quanto detto prima, è una voce, un'indiscrezione, non vuol dire che sia vero, anzi spero che sia smentita e che possa smentire a mia volta con un altro video, perché vorrebbe dire che è stato un buco nell'acqua e il giocatore si era veramente vaccinato per se stesso, ma anche per salvaguardare la squadra, il club e tutto ciò che ne consegue. Aspetti i commenti qui sotto, attenzione che io non voglio commenti di insulti a Rabiot o di sei vaccinato, sei il gregge, delle queste puttanate che leggo in giro. Attenetevi a quello che può essere la responsabilità di un calciatore all'interno di una questione del genere. Tutti i commenti che saranno volti a insultare me, Rabiot, piuttosto che chiunque altro si vaccini o meno, verranno cancellati. Quindi non provateci, perché non ve li lascio passare, è tutto qua. Forza Juve, alla prossima, ciao. Siamo sempre qua.